dall'imponente restauro della Sala Detta di Costantino dei Musei Vaticani, inserita nel ciclo delle stanze di Raffaello del Palazzo Apostolico, qui la vediamo prima dell'inizio dei lavori avviati nel marzo del 2015, arriva un'importante conferma. Il maestro Raffaello Sanzio, che ha progettato e disegnato la decorazione della sala destinata a banchetti, nomine di cardinali e ricevimenti di ambasciatori e autorità politiche, ha realizzato di sua mano, poco prima di morire nel 1520, due figure allegoriche di virtù: l'amicizia, comitas in latino, e la giustizia. Si tratta delle due figure poste a destra della visione della croce e della battaglia di Ponte Milvio, opere dell'allievo più talentuoso di Raffaello, Giulio Romano. La conferma viene dal restauratore Fabio Piacentini e dallo storico dell'arte Arnold Nesserrat, delegato per l'area tecnico-scientifica dei Musei Vaticani. Analizzando proprio il dipinto di Visu ci siamo accorti che ormai è certo l'intervento del maestro, del grande Raffaello, almeno per quello che riguarda l'esecuzione di due figure specifiche, in particolare di questa che è la giustizia e dell'altra sulla parete che raffigura la locuzione della comitas. Ci troviamo in questo caso davanti ad un dipinto eseguito ad olio su un muro, che è una tecnica veramente molto particolare. Effettuate le prime prove di pulitura, come potete vedere qui in questo punto, ma soprattutto qui per quanto riguarda la mano e il braccio, e togliendo tutte le sostanze sovrammesse nel corso dei secoli durante i restauri più antichi, emerge la preziosità del dipinto e proprio il ductus pittorico tipico del maestro di Raffaello, appunto. Vedete qui la bellezza di questi passaggi, no? Che dal verde sfumano verso il blu, assolutamente impensabili, come potete vedere, nelle zone non pulite. La tecnica adottata è quella che Raffaello aveva messo a punto per quanto riguarda la decorazione dell'intera sala, cioè sul muro, sulla struttura muraria, applica uno strato sufficientemente spesso di una resina naturale che si chiama colofonia, o nota anche come pece greca, che si deve applicare a caldo, sulla quale c'è poi steso un sottile strato di prepacazione bianca, e su quello ha dipinto come se fosse un dipinto appunto su tela o ancor meglio su tavola. Si sapeva dalle fonti cinquecentesco che Raffaello aveva dipinto ancora due figure in questa sala, ed erano la comitas e la giustizia. Questo ci dicevano le lettere del Vasari. Sapevamo che prima di morire aveva ancora fatto due prove nella tecnica ad olio in questa sala. Queste due figure sono in effetti dipinte ad olio, come dicono le fonti, e sono di una qualità molto superiore a quello che sta attorno. Raffaello era un grande avventuroso nella pittura, provava sempre qualcosa di diverso. Quando aveva capito come funzionava una cosa, provava la prossima sfida. E così, quando arriva nella sala più grande dell'appartamento pontificio, decide di dipingere questa sala ad olio. Di questo desiderio gli è stato concesso solo a dipingere due figure, e gli allievi poi hanno continuato nel metodo tradizionale e hanno lasciato solo queste due figure autografe del maestro. Dopo il restauro, la figura allegorica della comitas, l'amicizia, accanto alla figura di Leone X, emerge in tutta la sua delicata ma anche imponente bellezza, prima offuscata dal tempo e dagli errori compiuti nei precedenti restauri, ultimo quello degli anni 30 del secolo scorso. Maria Ludmilla Puszka, restauratore capo del Laboratorio di Restauro Dipinti dei Musei Vaticani. Forse i restauri più recenti sono quelli che hanno aggiunto qualcosa di non troppo compatibile alla pittura originale, quindi le colle, le sostanze messe si sono facilmente alterate. E questo ha indotto noi restauratori a cercare di mettere a punto una pulitura e una metodologia di restauro tra le più raffinate, tra le più all'avanguardia. Il primo impatto è stato quello di voler sostituire i solventi che rappresentavano qualcosa di pericoloso per l'operatore, qualcosa di pericoloso per il pubblico che inanalava, con
qualcosa che ci veniva fornito direttamente dall'ambiente. Parlo dell'uso dei batteri, parlo dell'uso degli enzimi, tant'è vero che gli enzimi, in particolare sulle due figure più importanti forse del Salone di Costantino, parlo della figura della Comitas, della figura della Giustizia, le due figure dipinte oggi possiamo dire da mano del grande maestro Raffaello, erano quelle che avevano bisogno di qualcosa di diverso e abbiamo trovato quindi il sistema innovativo dell'uso di enzimi supportati da una sorta di gel che vengono stesi sulla superficie dipinta e gli enzimi riescono a selezionare le colle utilizzate nei vecchi interventi di restauro che vengono rimosse per far ritornare alla luce, allo splendore dei colori e dei cangiantismi meravigliosi di Raffaello e quindi recuperare in toto la tavolozza di Raffaello. I restauratori dei Musei Vaticani sono ora all'opera sulla decorazione della volta, con la rappresentazione allegorica delle province d'Italia e il trionfo della religione di Tommaso Lauretti, realizzate nel XVI secolo. Entro giugno del 2018 dovrebbe essere completato il restauro della Battaglia di Ponte Milvio, realizzata da Giulio Romano su disegno di Raffaello. Un trionfo di energia fisica e spirituale che ne fanno uno dei capolavori della pittura del Cinquecento. Ma sui ponteggi è già possibile ammirare, nei colori che si avvicinano all'originale, l'altro capolavoro di Giulio Romano, la visione della croce. Ancora il professor Nesserrat. Qui viene descritto la visione della croce a Costantino la sera prima della battaglia di Ponte Milvio. E l'artista l'ha spiegato con questo bellissimo paesaggio, dove possiamo riconoscere il Castel Sant'Angelo, il Ponte Elio, il Mausoleo di Augusto, collocando con questa veduta questo evento sul Colle Vaticano, così la visione della croce avviene anche sulla tomba di San Pietro e questo è un messaggio che l'artista ha voluto trasmettere ed è riuscito a raccontare questo mirabilmente. Lo studio su questo affresco è enorme, ha guardato i monumenti antichi come la colonna Traiana per rappresentare il drago, ha studiato le armature degli antichi romani, ha capito come dipingevano gli antichi romani sui fondi neri e tutto questo è confluito in questo affresco progettato da Raffaello ma dipinto poi dagli allievi dopo la sua morte.